Ciao a tutti, oggi siamo in Lombardia, in provincia di Varese. Sono con mia mamma. Ciao. E la piccola Viola. Finalmente ne approfittiamo di un po' di sole dopo tutti questi giorni di pioggia e dato che il terreno sarà un po' bagnato abbiamo deciso di fare una pista ciclopedonale. Ci troviamo a Caravate e faremo il tratto da qui, da Caravate a Besozzo. Buona visione! C'è un bellissimo corso d'acqua dietro un parco giochi. Noi abbiamo lasciato l'auto in un posteggio gratuito proprio di fianco al cimitero e il sentiero inizia subito sulla sinistra. Stiamo passando di fianco al laghetto Candido, che è un laghetto di pesca sportiva. Cioè, incredibile come abitiamo a pochi chilometri di distanza e non siamo mai passate da qua. Ronfa. Dopo tutta la pioggia che ha fatto, il sole è ancora più apprezzato. Poi da qua c'è una vista favolosa che spazia dal Poggio Sant'Elsa, dove arriva la bidonvia di Laveno, a Sasso del Ferro, Monte Crocetta, Monte Nudo. Al Campo di Fiori, col Forte di Orino, bellissimo. Qua giocheremo a Schiva la Pozzanghera. Stiamo costeggiando lo stradone che va verso Gemonio e Coppio e Varese e si ricollegherà poi alla Schiranna. Dopo un paio di chilometri siamo sbucati da quella strada alle mie spalle, ci troviamo al Carrefour di Coppio Trevisago, qui praticamente lo costeggiamo e poi riprendiamo la pista ciclopedonale. Siamo ripartite e qua c'è tutto questo bel fondo giallo e verde. Abbiamo trovato un tavolo con delle panchine, c'è anche la spazzatura e Viola sta facendo pausa pranzo. Altro angolo
dove potersi fermare. E qua termina la ciclo pedonale dopo meno di 4 km. Qua ci troviamo nella zona industriale di Besozzo, dietro la seconda strada al Baby Bazaar, per intenderci. Purtroppo ad oggi non c'è un collegamento con la ciclabile che da Besozzo, vicino al parco giochi, arriva a Gavirate, perché bisognerebbe passare sullo stradone, strade trafficate. Però questo tratto è adatto a tutti, passeggini anche con carrozzine. C'erano un po' di pozzanghere, ma si riusciva a passare tranquillamente, sì, sporcando un po' le ruote, però comunque si riesce. E non ci sono fontane lungo il percorso, abbiamo trovato però due tavoli con le sedie e anche dove lasciare la spazzatura. Speriamo che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Ci vediamo presto con nuove avventure. Ciao! Ciao. Adesso torniamo alla macchina ripercorrendo la stessa strada.